Questo è un video un po' diverso, semplicemente perché non mi occupo di prodotti o di recensioni, ma vi voglio parlare di un articolo che ho letto recentemente in un giornale che compro spesso, che si chiama The Magazine, cioè Prezzo Mai, ed l'ho trovato in edicola perché è proprio uscito nel mese di maggio. Il costo è di 2,70 euro, che è abbastanza irrisorio. Hanno anche un sito, Bio Magazine, e io non è la prima volta che parlo sul web di questo magazine, ma ve ne ho parlato anche su un post su Facebook, indicandovi il camminare, quanto faccio bene camminare. Io in prima persona posso dire che camminando ho risolto tante problematiche e quindi la trovo uno sport adatto proprio a tutti, soprattutto per chi è in sovrappeso, come nel caso mio, anche se ho perso diversi chili, però lo faccio tutti i giorni e non c'è tempo che mi tiene, insomma, anche se quando piove o quando nevica io cammino. Dico sempre, io non guido, non ho la patente ma non guido, semplicemente per il fatto che forse sono talmente ecologista che non voglio sprecare in nessun modo il petrolio. Quindi finché posso vado a camminare, prendo il treno, prendo l'autobus, evito il più possibile l'auto. Poi dopo, quella è una scusa perché io poi ho il terrore di guidare. E saltando questa piccola parentesi di me, voglio parlarvi di questo articolo. Allora, è questo qua sotto, e allora si chiama Le unghie, uno specchio della nostra salute. Se volete ve lo leggo e poi vi spiego un po' l'aneddoto che ho fatto io. Prima di coprire con lo smalto e protesi finte, sappiate che possono dirci molto, di più di quanto pensiamo. Spesso trascuriamo le nostre unghie, esaminiamo soltanto al momento in cui ci dedichiamo alla manicure, per abbellirle con una mano di smalto. In realtà, la loro condizione è un ottimo indicatore per controllare anche la salute del nostro corpo in generale. Uno studio della facoltà di dermatologia della Columbia University sostiene che consistenza delle unghie possono rilevare le nostre condizioni fisiche. Vediamo allora quali sono le patologie si possono individuare analizzando le situazioni delle nostre unghie. Allora, io ve le leggo e poi vi dico quello che ho trovato. In questo modo vi faccio vedere anche le mie unghie, quali sono le carenze. Allora, unghie bianche indicano anemia o malattie del fegato, unghie gialle, enfisema o altre malattie polmonari, rossori, malattie cardiache e altre malattie cardiovascolari, bande bianche, intossicazione da metalli pesanti, fragilità e secchezza, carenza di vitamina A e calcio, macchioline bianche e macchioline scure, carenza di vitamina B6 e B12, linea verticale, carenza di ferro. Allora, io per spiegarvi in breve, perché io mi informo, voglio sapere cosa posso fare, da cosa deriva questa problematica, quindi in questo modo voglio trasmettere anche a voi l'amore per voi stessi. È un po' difficile perché molte volte noi ci portiamo solo al fatto estetico di una persona,
se hai capelli belli, se il taglio ti sta bene, se bella esteticamente non hai brufoli, oppure se ha le lentiggini o come veste, o se è in sovrappeso, o se è troppo magra, insomma ci critichiamo un po' troppo e dovremmo alcune volte pensare solo a noi e non quello che pensano gli altri. Quindi, allora, e poi voglio dirvi che oltre alle unghie il nostro corpo ci comunica, ci dice cosa abbiamo. Ad esempio, la pelle, se è molto secca, vuol dire che è disidratata e la dobbiamo in qualche modo alimentare. Infatti, l'alimentazione è una delle medicine più importanti da utilizzare al posto delle creme, al posto dei farmaci. Certo, le creme o gli oli ci sono d'aiuto, però l'alimentazione è la base. Se ad esempio, continuo perché io non vado al senso finale, se ad esempio abbiamo delle problematiche e nonostante tutto mangiamo la quantità giusta e non le assimiliamo, il mio consiglio è di prendere degli integratori alimentari al posto di farmaci. Cerchiamo sempre di evitare di avvelenarci, se possibile, questo. Allora, io ho trovato che le unghie bianche, come dicono loro, anemia e malattie del fegato. Cosa significa? Anemia vuol dire un abbassamento dei globuli rossi. Spesso il medico di famiglia ci consiglia di prendere dei farmaci. Ma prima di passare a questo livello, io penso, personalmente, che bisognerebbe iniziare a mangiare ciò che ci manca, quindi sono il ferro in particolare. Allora, dove lo si trova il ferro? Dove possiamo aver sbagliato anche nella nostra alimentazione? Allora, prima di tutto, ahimè, per chi ama bere tanto il caffè e tè, se avete questi problemi di anemia, dovete eliminare, insomma, tagliare. E poi altra cosa, se non amate il succo d'arancia, non lo so quanto è ottimale. È consigliato proprio bere il succo d'arancia e il succo di limone. Però, tra tutte, va mangiata anche la carota. Potete bere il fantastico ace, che praticamente completa le vitamine, la vitamina A, C e E, che sono fondamentali. Poi, vanno eliminati i latticini. I latticini sono latte, burro, i formaggi di porcini, ma anche formaggi di capra o di pecora. Ahimè. Per eliminare cioccolata, e noi donne senza la cioccolata è una brutta bestia. Poi un consiglio un po' medievale è la mela chiodata, non sono matta, ma è praticamente una mela dove si infilano dei chiodi. Ovviamente evitate quelli con la ruggine, i chiodi diciamo appena comprati, si infilano e deve rimanere nella mela 24 ore e va mangiata. Questo è un consiglio medievale che tuttora ho letto su internet, su un sito che si chiama Cure Naturali, ancora c'è gente che fa questo metodo, non so quanto funziona, però io ve lo dico. E poi, oltre a questo, c'è la tisana di Tarassaco. Che cos'è il Tarassaco? Allora, mi viene anche da ridere perché il Tarassaco lo troviamo anche nei prati o anche nei bordi delle strade, nei boschi, comunque. E quella pianta nella mia zona si chiama pisciacane o dente di leone. È praticamente una pianta erboristica che poi viene venduta nelle erboristerie ma anche
nelle migliori marchi arboristici come Pianta Miracolosa, Drenante, che fa bene. Ecco, sappiate che quella pianta essiccata lì, non schifatevi perché è veramente ottima e non è che pensate che gli arboristi o comunque certi marchi vanno a prendere il traffico nel bordo della strada. Magari hanno delle zone dove sono, spero, più naturali possibili, dove prendono e staccano queste piante e le essiccano. Allora, altro prodotto è l'aneto, anche chiamato nella mia zona finocchio selvatico, quello tipico che mettiamo nelle lumachine di mare, per chi è della zona della provincia di Pesaro Urbino. Allora, poi altra pianta che fa molto bene è l'ortica, e poi c'è la cerola e la barbabietola rossa. Sia in succo che mangiata normalmente. Questa è. Poi, per le malattie del fegato, che sono praticamente delle malattie epatiche, che si nota molto nella pelle, molto scura, si sente molto freddo come anche nell'anemia, e pelle estremamente secca, io penso. Vi consiglio in questo caso di ascoltare il consiglio medico. Allora, poi tra le tante quelle gialle, le unghie gialle, sono le patologie dei polmoni, che praticamente sarebbe l'enfisema e le malattie polmonari. Allora, anche in questo caso chiedete al vostro medico, perché non ho trovato nulla e penso, essendo delle problematiche molto meno invasive dell'anemia, vi consiglio di ascoltare il vostro medico. Ciò vale anche per i rossori nelle unghie, che sono malattie cardiache e cardiovascolari, anche in questo caso. E poi ci sono le unghie con le bande bianche, che sono intessicazioni di metalli, e in questo caso intessicazioni di metalli sono le tipiche allergie o intolleranze al nickel, cioè metalli pesanti. Dove li troviamo? Nei prodotti che usiamo tutti i giorni, cioè nel cibo, nelle bevande, anche nell'aria. Acqua, cosmesi, farmaci, vestiti e vernici di tutti i giorni. E anche in questo caso vi consiglio, se avete questa problematica, magari di fare dei test allergici, perché oltre alle unghie non è che possiamo basarci dalle unghie, le unghie ci dicono così, però avrete sicuramente dei sintomi e vi consiglio di andare da allergologi. Andare dall'allergologo, diciamo così, dall'allergologo che vi farà sicuramente i vostri test di intolleranza o di allergia. In questo modo lui vi darà una dieta particolare, vi farà fare un percorso. Altra problematica erano le fragilità secchezze, che nel caso mio sono le mie unghie. Non so se, non penso che aiuto, si vedono, sembrano bianche sempre che ho quelle. Allora, le secchezze, fragilità, e nel mio caso che si sfaldano spesso le unghie perché mettendo questi smalti, anche se metto una buona base, ho notato che nonostante tutto, a un certo punto nella lunghezza si sfaldano, si vedono proprio che si stanno spezzando, sembra tipo una pellicina, ecco, non è cosa bellissima da dire, e qui in questo caso c'è la mancanza di vitamina A e di calcio. Allora, parlando del mio caso, io sono intollerante al latticini, vaccini, cioè di tutti quei derivati dal latte di vaccino di mucca, quindi burro,
formaggi freschi, quali il mascarpone, il gorgonzola, la mozzarella, io non le posso mangiare. E anche sono intollerante alla mozzarella di bufala e formaggi di bufala. Di conseguenza spesso mangio formaggi di pecora e di capra. Allora, la soluzione la possiamo trovare in molti alimenti, tra i quali io ve li leggo perché non me li ricordo tutti. Allora, olio di fecoletto di merluzzo, il fegato, il tuorlo d'uovo, questa è la vitamina A, mi scuso, germe di grano, carote, spinaci, cavoli, broccoli, verze, aglio, olio di germe di grano, prezzemolo, tarassaco, spinaci, legumi, eccetera. Mentre il calcio si trovano sempre nelle stesse che vi ho letto, le trovate anche calcio vegetale. Avevo letto tempo fa che calcio c'era anche nel cacao e nella soia per la grande felicità di noi donne. E allora, e questi sono. Allora, proseguiamo con le macchioline bianche scure che io non ho, e qui è la mancanza di vitamina B6 e B12. Allora, qui da quello che ho trovato super My Personal Trainer consigliano di mangiare carne di maiale e di pesce, le uova, ma se siete come me che non date notte veramente a queste cose, vi consiglio di mangiare quello che mangio io in genere. Mangio soia, infatti la mia alternativa al latte di mucca e il latte di soia o il latte di riso, però in questo caso vi dico la soia. Poi mangio molto yogurt di soia, mangio molti legumi, gli asparagi, germe di grano no, non ne mangio, forse. Cereali integrali, noci e altra che nel mio caso qui non si vede, però c'è, e la carenza di ferro se ci sono delle linee verticali nelle unghie o delle slide, in questo modo vi posso dire. Allora, consigliate le verdure, le 10 verdure che fanno bene a arricchire, no? La nostra carenza di ferro è nel pepe nero, primo posto, secondo nella menta peperita, nel rosmarino, nel radicchio, nel basilico, nella rucola, nel prezzemolo, nel tartufo nero, ossia ci sono il tartufo nero, poi il tarassaco e gli spinaci. Poi altro, adesso altro, ce la faremo, io faccio le slide, non riesco sempre a caricarvele, se lo trovo. No, qua c'è l'outfit. Non trovo. Abbiate pazienza, perché ce n'erano altre. Ce n'erano altre ed erano qua. Eccolo. Adesso ve le dico così più velocemente. Allora, qua consigliano gli alimenti ricchi di ferro e fonti vegetali, quindi in questo caso, a differenza delle fonti animali, che spesso ci viene consigliato di mangiare fegato, di mangiare uova, di mangiare carne rossa, di cavallo o comunque di vitello, no, il vitello è sempre carne bianca, di manzo forse, vabbè. I sesamoli prima e il radicchio sono i pistacchi, i semi di zucca, gli arachidi, i muesli, la rucola, il cioccolato, albicocche, soprattutto quelle secche, come anche le prugne secche, le noci e le mandorle, lenticchie e di nuovo spinaci, noci e fagioli cotti. Insomma, in qualche modo, insomma, ve la cavate.
E vorrei farvi anche un altro articolo, sì, articolo, perché sono abituata a fare articoli, scusate. Un altro video di questi, dove, diciamo, un video diverso, simile a questo, ma dove parlo di me, parlo della mia problematica, cioè che io sono intollerante e allergica. Sono due cose ben diverse e in questo modo vi voglio spiegare come affronto la vita di tutti i giorni, che è facile, ma in certi versi è anche un po' una rottura di scatole, perché non si sta mai bene e bisogna sempre controllare le etichette quando si va al supermercato, bisogna andare a mangiare in un ristorante un po' una roulette russa, insomma. Cose di vita quotidiana. E a parte questo, vi saluto, vi aspetto alla prossima, spero che vi sia utile e se avete domande lasciatemele qui sotto che cercherò il più possibile di rispondermi velocemente. Alla prossima, ciao! Ciao!